Buongiorno e benvenuta alla nostra edizione odierna del nostro telegiornale. Come sempre gli argomenti sono diversi e iniziamo subito con un fatto di cronaca con il servizio di Enzo Serra. Una coppia a bordo di un'autovettura fermata a Castellammare del Golfo dalla polizia stradale di Alcamo dichiarava di essere diretta dalla madre di uno dei due per ritirare le lasagne fatte in casa, ma sono stati denunciati per aver fornito false dichiarazioni sull'identità personale propria e altrui, per sostituzione di persona, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, favoreggiamento personale, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Il conducente Girolamo D.F. di 39 anni in compagnia della compagna Ornella I, di 36 anni, entrambi residenti a Castellammare del Golfo, circolava con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e con patente di guida revocata. Il soggetto, non avendo documenti al seguito, dichiarava di averli dimenticati a casa e forniva delle false generalità, oltretutto confermate anche dall'autocertificazione che esibiva. Successivamente veniva appurato, che fossero le generalità del fratello. E la compagna, su richiesta della pattuglia, confermava le false generalità del compagno. Ai due soggetti sono state contestate le violazioni delle disposizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico, vista la mancanza delle condizioni di necessità o urgenza dello spostamento, false dichiarazioni sull'identità personale propria altrui e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. La compagna è stata denunciata anche per favoreggiamento personale, per aver aiutato il compagno ad eludere gli accertamenti volti ad appurarne la reale identità. Il conducente, inoltre, è stato denunciato per guida senza patente e il veicolo sequestrato ai fini della confisca e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale a cui era soggetto. In particolare, si allontanava dalla sua abitazione senza preventiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza. Marsala, un comunicato dal comune. Emergenza Covid-19. Utilizzo somme deliberate dalla regione. Il comune di Marsala condivide la criticità rilevata dall'ANCE. Come è noto, la regione Sicilia, così come in precedenza lo Stato, ha assegnato fondi ai comuni per fare fronte all'emergenza sociale. Il governo Musumeci ha destinato a Marsala una somma di poco superiore di 1.652.000 euro, anche se con decreto è stato al momento assegnato il 30% dell'importo, pare a circa 495.000 euro. Da un primo esame di quel provvedimento da parte dell'ANCE Sicilia, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, sono emerse diverse criticità profondamente portate a conoscenza del governo regionale. Riguardano soprattutto l'erogazione e l'utilizzo dei fondi con difficoltà nell'applicare una procedura che al contrario dovrebbe essere chiara, semplificata, adeguata all'emergenza in atto. Perplessità che sotto il profilo tecnico sono state evidenziate in una relazione del dirigente Nicola Fiocca, che conferma la criticità dell'ANCE regionale circa la rapidità di utilizzo delle risorse messe a disposizione, nonché le modalità di rendicontazione. Lo stesso dirigente Fiocca precisa che lo scorso 22 aprile amministratore e funzionario comunale hanno partecipato a una videoconferenza all'ANCE, ribadendo il necessario intervento della Regione per effugare i dubbi interpretati. E mentre la stessa Associazione Comunale Siciliana ha convocato per questo pomeriggio un consiglio urgente per la problematica in oggetto, al momento non si registra alcuna decisione in merito da parte della Regione Sicilia. Continuiamo con un servizio ancora di Enzo Serra. Servono aiuti alle imprese non solo aeroportuali ma anche industriali. Ancora dal lockdown per il coronavirus, una cosa vera dal governo non l'abbiamo vista se non tanta confusione. Basterebbero cose semplici, chiare e concrete. Ad esempio, ogni mese il datore di lavoro paga l'IF 24 versando allo Stato i contributi salariali. Se il Premier Giuseppe Conte, di concerto con il Ministro, consentisse al datore di lavoro di abbattere del 50% il cuneo fiscale sul lavoro, si darebbe un aiuto vero, una ricchezza immediata in mano alle imprese. A noi serve liquidità e anche i lavoratori avrebbero
avrebbero in tasca subito più soldi. Questo l'appello lanciato da Salvatore Ombra, imprenditore siciliano attivo nel settore dei gruppi elettrogeni, vicepresidente dell'Ausonia SRL, azienda storica di Marsala, leader nel settore e presidente di Arigest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi. Si potrebbe inserire un allentamento del codice degli appalti, sempre nel rispetto della legge, prosegue Salvatore Ombra. Ciò darebbe impulso all'economia reale. Un altro intervento importantissimo, al pari del costo del lavoro, è favorire gli investimenti nelle imprese, sia in termini infrastrutturali che in digitalizzazione, con il principio del credito d'imposta. Questo consentirebbe alle imprese sane di rilanciarsi, tirandosi dietro tutto l'indotto, e favorire i consumi. Abbiamo visto come il coronavirus ha cambiato il modo di rapportarsi e pertanto sono necessari investimenti nelle imprese per la riconversione e adeguamento dei sistemi informatici e gestionali, e servono tanti capitali. Un comunicato da parte del consigliere comunale Federica Catameo, Calogero Ferrere, Linda Licari, Luana Maria Lagna e Vito Daniele Cimiotta, che inviano una comunicazione al sindaco e al presidente del consiglio comunale Vincenzo Asturiano. Atto di indirizzo: azione per il rilancio del tessuto produttivo emergenza Covid-19. L'emergenza coronavirus ha modificato profondamente i nostri ritmi quotidiani e ha prodotto effetti collaterali che rischiano nel breve e nel lungo periodo di compromettere lo sviluppo economico del territorio. Siamo consapevoli che il ritorno alla normalità non sarà veloce e le riprese di tutte le attività legate al turismo, settore cruciale per il nostro tessuto economico, al settore agroalimentare, artigianale e quello commerciale e produttivo dovrà tenere conto delle nuove regole previste dalla recensione delle normative all'emergenza. Vi è il rischio concreto che senza l'elaborazione di un piano concertato di azione da mettere in campo anche da parte del Comune, l'impoverimento drammatico del tessuto produttivo possa essere inarrestabile, provocando di conseguenza minori entrate per le casse comunali negli anni a venire. A tal proposito, al fine di contemperare le ricadute negative nel tessuto economico locale, inevitabilmente compromesso in seguito al lockdown, e promuovere delle misure concrete di rilancio, i sottoscritti consiglieri comunali propongono all'amministrazione di valutare le previsioni di maggiori spazi senza costi aggiuntivi per le attività marsalese che pagano la tassa di occupazione del suolo pubblico, con la relativa possibilità dunque di consentire in via straordinaria l'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico senza il versamento relativo canone, di convocare le organizzazioni di categoria per elaborare in modo concertato un piano di sostegno alle imprese del territorio, di coinvolgere nella pianificazione della fase 2 per la ripresa economica le parti politiche e istituzionali in un dibattito democratico che possa dare voce alle varie istanze che avanza il nostro territorio. Questo documento è a firma del consigliere comunale Federica Catameo, Calogero Ferrere, Linda Licari, Luana Maria Lagna e Vito Daniele Cimiotta. Consegna di beni essenziali alle famiglie marsalese. Consegna dei beni essenziali alle famiglie marsalesi in difficoltà. I volontari comunali indossano accessori riconoscibili. Il Comune di Marsala e la Fondazione San Vito Onlus comunica che i volontari incaricati della consegna di alimenti e prodotti di necessità alle famiglie in difficoltà sono riconoscibili e identificabili, in particolare così come prevede la normativa in vigore. Circolare numero 9/2020 della Protezione Civile Siciliana. Il personale addetto indossa apposita pettorina personalizzata con lo stemma della città di Marsala. Sono altresì dotati di guanti, mascherine e visiera protettiva indispensabile per limitare le occasioni di contagio sia per i volontari che per coloro che ricevono il pacco alimentare. Anche questo sarà contrassegnato e riconoscibile dallo stemma Città di Marsala Emergenza Covid-19. Ricordiamo che i prodotti di necessità che confluiscono al centro raccolta di via Ernesto del Giudice sono acquistati con i fondi del Comune, nonché con le donazioni di aziende e cittadine sul codice IBAN ed Emergenza Covid-19.
Molti beni essenziali, inoltre, provengono dalle offerte raccolte tramite il carrello solidale, a cui aderiscono molti supermercati del territorio comunale. Infine, si possono anche offrire beni essenziali direttamente al centro raccolta comunale, concordandone la consegna. E questo anche per evitare che possano esserci improvvisatori non autorizzati che possano andare in giro con lo scopo fraudolento. Bar, commercianti, ristoranti si arrendono anche a Trapani e al comune di Erice. Considerata lo stato della fase 2 che è stata dichiarata. A Trapani, come a Erice, gli esercenti gettano ormai esausti e privi di ogni sostegno del governo con una nota di protesta a giusta causa, consegnano le chiavi delle loro attività commerciali ai sindaci dei rispettivi comuni che aderiscono all'iniziativa di risorgimento Italia. Da una nota comunicata dalla Presidente dell'Associazione Commerciante Trapani Centra, Marina Biondo, una resa che coinvolge tutte le attività commerciali come negozi, bar, ristoranti e altre piccole attività chiuse ormai da 2 mesi e senza alcuna prospettiva di riapertura nel immediato. Non ci sono più risorse finanziarie per continuare a sostenere le attività ormai chiuse da troppo tempo. Non si possono più pagare affitti né bollette e non si possono più fronteggiare i costi. È così che domani sera alle 21 i commercianti accenderanno le luci del locale per l'ultima volta, poi la mattina successiva consegneranno le chiavi ai rispettivi sindaci. La presidente dell'associazione Trapani Centro, Marina Biondo, dice nel suo comunicato: avrebbero dovuto essere prese misure appropriate, provvedimenti capaci di dare a tutti noi la forza e la speranza di un futuro per le nostre famiglie e per le nostre attività. Ma queste misure tardano ad arrivare e noi ci troviamo ogni giorno che passa a dover fronteggiare le spese di gestione, quelle che ormai ci tengono svegli anche durante la notte perché non possono essere sostenute senza alcun guadagno. Da qui pertanto la protesta, anzi la resa motivata dall'impossibilità di poter tornare a lavorare perché adottare le misure di prevenzione dettate dal governo è un'impresa titanica. È un comunicato al comune di San Vito Lo Capo. Il sindaco Peraino, la variante al PRG torna al comune con le modifiche. Il comune di San Vito Lo Capo ha chiesto ed ottenuto dalla regione Sicilia la restituzione degli atti relativi alla variante del piano regolatore generale adottata dal commissario ad acta con delibera numero 16 del 10 giugno 2016 ai fini della sua rielaborazione. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Peraino nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, spiegando che l'amministrazione comunale intende apportare al piano regolatore delle modifiche che riteniamo fondamentali, finalizzate prioritariamente alla tutela e salvaguardia dell'ambiente. Quella variante, ha detto il sindaco, prevedeva un eccessivo consumo di suolo e un elevato aumento di cubatura, legato prevalentemente alla costruzione di nuove abitazioni nella zona est del nostro territorio, incompatibile per un comune come San Vito Lo Capo che fa del patrimonio naturale il suo punto di forza per promuovere un turismo ecosostenibile. Una variante aggiunta in contrasto con le linee guida europee e nazionali in tema di urbanistica e con un DDL adottato dalla giunta di governo regionale finalizzato alla riduzione del consumo di suolo attraverso il riuso di edifici ed aree e infrastrutture e alla rigenerazione del tessuto urbano. Continua il comunicato che questa amministrazione, ha concluso il sindaco Peraino, è riuscita, ottenendo la possibilità di apportare delle modifiche al piano regolatore e la chiusura della procedura relativa al progetto della società Marina BAV, ad eliminare la cementificazione ad est e a ovest di San Vito Lo Capo. Non possono pertanto, assieme ai componenti della mia giunta, dei consiglieri di maggioranza e del Movimento Insieme per San Vito, che essere felici di questo importante risultato. Naturalmente ci confronteremo in aula consiliare per costruire insieme questo nuovo percorso che rappresenta ricchezza per il nostro territorio, per le nostre cittadine, per coloro che hanno investito e creduto in questo territorio per le future generazioni. E questa era al momento le notizie del nostro giornale. Proseguiamo con una pubblicità sociale.
Centro editoriale DNT Servizi. Da noi pubblicazione libri, riviste, periodici, inoltre stampe di vario formato, servizi informativi per studenti, info su concorsi e opportunità di lavoro. Ci trovi a Marsala in via Sibilla 12, telefono 0923 71 95 45. L'Anfiteatro è il programma di Canale 2, un programma ricco di notizie, fatti, cultura, politica, che andrà in onda sempre il martedì e il giovedì alle ore 21.30. Seguiteci perché sicuramente ci saranno delle piacevoli sorprese. E siamo al momento dell'opinione, a chiusura del nostro giornale. Io ho, sulla fase di questo piano 2 che il governo ha emanato, sono andato a fare una ricerca per vedere effettivamente quali sono le attività commerciali che purtroppo non riprenderanno a lavorare. A questo punto la domanda diventa veramente spontanea, perché non so se c'è da dire se si deve continuare a rimanere a casa oppure non sappiamo a che cosa andiamo incontro. Voglio ricordare a tutti quanti che tra l'elenco delle persone che o le attività commerciali che non riprenderanno il lavoro saranno il commercio a dettaglio, la moda con 35.000 persone a rischio e calo consumi di 15 miliardi, estetiste, parrucchiere, estensione di chiusura e condanna a morte delle loro attività, gli ambulanti, rischio chiusura di 60.000 attività, turismo, fiere ed ente, arredamento, gli agenti di commercio. Ora, nell'elencazione di queste attività, devo dedurre che praticamente un po' tutta Italia sarà ferma. Sarà ferma perché una volta che queste attività sono chiuse, come farà questo paese a riprendersi anche economicamente, finanziariamente? Ma il presidente Conte, il suo governo, sono nel pianeta Italia o sono in un pianeta astratto? Certo. Per chi sta bene economicamente è chiaro che non si pone questo problema, ma loro si calano realmente nella realtà dell'operaio, nella realtà dell'imprenditore, piccolo o grande che sia, si calano realmente in quelli che sono i problemi che ormai la gente è stanca di stare dentro, è stanca anche di stare inattiva. Certo, è giusto che si devono prendere quelli che sono i provvedimenti per cercare di far sì di battere che non ci sia un ritorno del virus. Sono importanti qualsiasi tipo di provvedimenti, ma se il paese Italia non riprende le sue attività lavorative, che fine faremo fra qualche anno? Che fine faremo fra alcuni mesi? Perché la gente chiaramente ormai non ha più un euro in tasca, le persone non hanno più denaro da poter affrontare. Sì, è vero, hanno detto che hanno emanato sostegni finanziari, che chiaramente questi sostegni fino adesso non si è visto nulla, se non che qualcuno forse ha ricevuto le famose 600 euro. A tal proposito, una di queste sere affronteremo anche questo argomento con gli esperti del nostro territorio per cercare di capire ancora meglio dettagliatamente quelle che sono queste normative, perché è chiaro, noi in quanto tale possiamo dare delle informazioni, ma abbiamo bisogno degli esperti
di esperti, i vari consulenti, che probabilmente anche loro hanno dei problemi nel senso, nella lettura e cercare di capire. Sì, cercare di capire, perché le leggi che emette il presidente Conte, questi decreti più che leggi, sono incomprensibili, sono vaghi, non sono chiari. Dice e non dice, d'altronde come le sue dichiarazioni che continua a fare durante le passerelle televisive quando presenta e comunica i suoi decreti. Siamo ormai in chiusura, vi voglio ricordare che questa sera alle ore 21.30 presso i nostri studi avremo il sindaco Alberto Di Girolamo, per cui potete anche telefonare per fare delle domande in diretta ed ascoltare quella che è l'esigenza del comune di Marsala, del territorio di Marsala. Senz'altro il sindaco Alberto Di Girolamo, come sempre, sarà disponibile a rispondere a quelle domande, a quelle esigenze che momentaneamente Marsala è attanagliata anche dal quello che è stato ed è ancora il problema del virus. Come Marsala, come in tutta Italia, c'è il bisogno di riprendere quella che era e che è la vita normale di ogni giorno. L'operaio non chiede i miliardi promessi dal presidente Conte, perché tanto non arriveranno mai. L'artigiano non chiede somme stratosferiche, perché non arriveranno mai. Il commerciante lo stesso, le persone chiedono solamente di riprendere la vita lavorativa commerciale come qualche mese fa. È tutto per questa sera, quindi vi ricordo ancora che questa sera alle ore 21.30 nei nostri studi avremo il sindaco Alberto Di Girolamo, per cui potete prenotarvi per fare le telefonate. Motivo per cui ci risentiamo, vi diamo appuntamento a quelli che sono i nostri programmi della rete, a tutti quanti ci potete seguire pagina Facebook, YouTube e sul sito di canale2.com. Ancora una volta una buona giornata.